Il Ticino conta 350.000 abitanti, ma quanti di noi conoscono davvero il territorio? Da qui la nostra idea, andare alla scoperta dei comuni ticinesi. Leventina, 1200 metri di altitudine, a 40 minuti da Rodi Fiesso, stazione ferroviaria Gottardo, come si legge sulla facciata dell'hotel di paese che nell'Ottocento offriva ai suoi ospiti cura d'aria e di latte. D'Alpe conta 197 residenti, ma come tanti paesini di montagna, la sua popolazione si moltiplica nei periodi di festa. Ad accoglierci, alla casa comunale, sede anche di una piccola ma funzionale biblioteca, è Elena Dotti, un'abitante molto preziosa in paese, segretaria comunale del patriziato dell'azienda acqua potabile della centralina di D'Alpe. Sarà lei la nostra guida in questa giornata che parte proprio dall'Hotel des Alpes. E qui era un vecchio albergo, già dalla fine del 1800. Sì. E adesso appunto noi l'abbiamo riattato nel 2015 e quindi e comunque funziona. Si è riattato e si è data nuova vita. Sì. Presente dalla fine dell'Ottocento, l'albergo di proprietà della società elettrica comunale è stato recentemente restituito a nuova vita grazie ad un importante investimento del comune, che ha creduto nel potenziale di questa struttura non solo ricettiva, ma anche di aggregazione per chi vive il paese. Entriamo e nel bar c'è già un bel via vai di abitanti. Tra loro ne riconosciamo una in particolare, la cui voce è entrata nelle case di tanti, tantissimi ticinesi. Per tutti lei è la Marisa di Radio 3i, oggi anche un po' la nostra Marisa, che ci parla nel dialetto d'alpese. La vecchia mia potreis anche parlare dialetto d'Adal, che se parli ad Asi, magari il capiscono tutti. Ecco, dica qualcosa nel dialetto di D'Al per i ticinesi. Ai ticinesi i saluti tutti dalla Val d'Amuc fin su in Val Budré. E se parli dialetto da Dieu, so per me che con capispero. La regina del cosa Bidu. C'è? Cosa c'è? La regina? Del Bidu. Ecco, lui l'ha imparato. È un anno che qua ha già imparato diverse parole del dialetto da D'Al. E il Bidu. Che cos'è il Bidu? Burro. E allora scambiamo due parole anche con Val di Sratti, uno chef stellato che ad Alpe è arrivato dal Gambarogno, dove per anni ha gestito un rinomato ristorante, per lanciarsi in questa nuova avventura. Non è da tutti, non tutti i comuni avrebbero usato gli utili della società elettrica, la CEL, e aver investito in una struttura turistica, no? Ovviamente si rendevano conto che non c'erano più luoghi di incontro, non c'erano luoghi di sosta, di pernottamento, quindi hanno dimostrato un acume turistico non da poco. Qui che cosa offrite quindi? C'è il ristorante, c'è il bar per la popolazione e avete anche delle stanze. Ci sono 9 camere, c'è anche la possibilità per coloro i quali desiderano andare in montagna, diciamo fare anche una goliardata. L'ultimo piano dell'albergo abbiamo 2 camere, una da 5 e l'altra da 6, tipo capanna. E quello è anche interessante. Signor Valdis, noi siamo venuti oggi, so che è un giorno un po' particolare, insomma, si sta per festeggiare qui al des Alpes. Ma sì, pare sul serio. Io oltretutto mi sento un giovanotto di 18 con 42 anni di esperienza e il caso ha voluto proprio che capitasse questa giornata e vedremo magari di fare la prossima a 120, no? Allora intanto da parte di tutti i ticinesi le porgiamo i nostri auguri di buon compleanno. Grazie. Lo lasciamo ai suoi festeggiamenti, mentre ci raggiunge il sindaco Marzio Eusebio, che si è liberato dei suoi appuntamenti per riceverci. A lui chiediamo di spiegarci perché mai si vive tanto bene quassù.
Ma io penso che per un comune la prima preoccupazione è quella di mantenere una qualità della vita che permetta agli abitanti di svolgere una vita, diciamo così, normale. Noi abbiamo già molti limiti rispetto ai centri, rispetto alle città. Abbiamo evidentemente una grande corona ambientale, un paesaggio e una qualità dell'aria e dell'acqua eccezionali. Dobbiamo però fare in modo che questi privilegi che noi abbiamo rispetto ad altri possano essere vivibili. Perciò ci siamo preoccupati di fare questo albergo, ci siamo preoccupati di avere un negozio anche come autorità comunale, ci siamo preoccupati anche di poter vivere in un contesto, diciamo, politico e finanziario che risulti non penalizzante. Perciò abbiamo delle finanze pubbliche sane, abbiamo un moltiplicatore molto attrattivo e penso che la gente possa vivere volentieri e, diciamo, bene in questo paese. L'unica cosa che ci manca purtroppo è stata la scuola, che abbiamo dovuto chiudere perché la popolazione purtroppo invecchia, come il sindaco. Comunque anche qui le speranze di poter in un domani riaffrontare con successo questo discorso esiste. Tra le, diciamo, i cardini importanti del comune di D'Alpe c'è anche questa centralina. D'Alpe è stato il primo comune un po' a interpretare la legge sull'energia e a capire un po' effettivamente che queste mini centrali idroelettriche potevano dare uno sfruttamento molto interessante degli affluenti, perché evidentemente i fiumi sono già evidentemente occupati dall'azienda elettrica ticinese. Lateralmente gli effluenti potevano rappresentare una fonte interessante sia dal punto di vista della produzione energetica, energia verde rinnovabile, sia dal punto di vista finanziario, perché grazie anche a una politica energetica della Confederazione questa energia risulta pagata in un modo ancora oggi corretto e interessante. Lasciamo quindi l'hotel e proseguiamo il nostro giro che ci porta al negozio di paese. Giuliana gestisce da 4 anni questo spaccio ben fornito di ogni genere di prima necessità. Pane fresco, frutta e verdura, ma anche formaggi e salumi a chilometro zero. Giuliana ci tiene ad avere un occhio di riguardo per i prodotti della valle. E come vanno gli affari in paese? Allora, non ci si arricchisce, però è bello, è un bel lavoro e trovo che sia importante. Vengono tutti volentieri, anche quelli di D'Alpe. Siamo in pochi ormai e per fortuna anche i villeggianti sono bravi, vengono da noi tantissimo e funziona. Funziona, funziona, sì. È anche un punto di incontro. C'è gente che penso che, a parte me, chi trova il negozio, durante la giornata non vede più nessuno. Poi ci si parla, se c'è un problema, se c'è qualcosa. Secondo me è importante, sì. Poi il guardiano del paese. Gente, ha tutto sotto controllo, sì, nel bene e nel male, sì. Se non vede arrivare qualcuno, magari si, esatto, preoccupa. Esatto, già capitato, sì. È già capitato di telefonare un attimo prima di mezzogiorno perché dico non è arrivato, chissà se sta bene, è sempre andato tutto bene, però capita, sì. Salutiamo e, tornando verso il paese, ci imbattiamo in una giovane dalpese che ha effettuato una scelta controcorrente: mantenere in vita l'impresa di costruzioni di famiglia attiva dagli anni 40, una sfida non da poco, ma pagante. È chiaro, non è sempre facile, è chiaro che i problemi sono molteplici, il fatto di essere in una zona periferica non sempre aiuta, insomma. I problemi comunque alla fine sono convinto che vanno di pari passo con le soddisfazioni che poi riusciamo a toglierci. Al momento siamo contenti, insomma, i risultati stanno arrivando e nella nostra piccola attività diamo comunque da lavorare a circa 16 dipendenti e quindi ecco che la cosa pare funzioni. Secondo lei qual è il vostro punto forte rispetto magari ad un'impresa di città o in pianura? Bella domanda, insomma, è difficile dare una risposta. Secondo me, è proprio la perseveranza. Insomma, abitando, vivendo e lavorando in una zona discosta, si è obbligati ad avere più mobilità, ad avere più forse anche idee per poter emergere, per poter così portare avanti la propria attività. Ecco, questo forse è il nostro punto di forza. Quella di Luca Dotti non è l'unica attività economica in paese. Ci sono anche 3 aziende agricole che producono formaggi, yogurt e burro. Ecco, questa è una delle poche aziende ancora esistenti ad Alpe.
è la più grande. Manca ancora un tassello importante per la vita di paese e manca anche un personaggio conosciuto in valle e non solo. Ugo Sartore, detto Meto, responsabile degli impianti di Bedrina prossimi ad un nuovo importante rinnovamento. Dall'anno prossimo ci sarà un bar-ristorante spazioso con annessi servizi e noleggio sci. Meto interrompe il suo lavoro sulle piste per salutarci. E chi viene a sciare qua? Ma vengono dall'Italia, da Chiasso, da Lugano, quelli veramente che prima di tutto magari vedono la zona o la vedono tramite la nostra webcam. La webcam. E poi magari passano, non so, io cercare funghi, d'autunno così e vedono tutta la zona e effettivamente poi qui c'è il sole, perché quando fa 5-6 sotto zero come settimana scorsa, di più a Prato che sono i nostri vicini, era freddo, un pescium, invece qui stavano lì, manica di camicie. Vedo che è caloroso lei. No, io fino a 5 sotto zero sono così. Poi adesso che ha vinto l'Ombria sono addirittura a 7. Lui, la Valascia, ce l'ha proprio nel cuore fin dai tempi in cui quella maglia bianco-blu la indossava. Cos'è per lei la Valascia? Cos'è per lei la Ma io ci ho giocato con questo Ombria, accidenti, assieme al Cipriano Ceglio, Guido Ceglio, i Baldi. Ma quando giocavo io ero già straniero, io venivo da Alpe, era già straniero perché erano solo Fiotta, Quinto e Ombri. Quelli di Rodi, Vezzoli, Castelli erano non già. Potevano. Sì, boom, giocavamo, ma eravamo già quasi stranieri. Il più bel ricordo di quei tempi? Proprio il più bel ricordo è quando abbiamo vinto la Coppa Svizzera. Quello è proprio il più bel, ma i bei ricordi. I ricordi sono tutti belli. Eravamo giovani e difficile averne uno. Ma... E così, tra i ricordi di Meto e del suo Ombri, ci salutiamo. È ora di rientrare e di pensare ad una nuova meta. We'll be right back.